Siamo da Gesù e Maria. Sempre, Signore. Fratelli e sorelle carissimi, il tema di questa 14ª domenica del tempo ordinario, il tema principale, è un po' forte e obbliga tutti quanti noi, anche me, a fare un sincero e profondo esame di coscienza. Il tema non è difficilmente comprensibile. Abbiamo sentito nella prima lettura inviare Dio stesso il profeta Ezechiele al suo popolo. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare e ascoltai quello che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando dei figli di Israele. Israele era il popolo eletto, scelti da Dio, dovevano essere dei bravi ragazzi. Chi sono questi? Sono una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Una razza di ribelli. Essi e loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. E poi continua: quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Immaginate questo corazzo del Zeghiele che si è fatto un mondo nero. Ma che ci mandi a fare questi? Le mandi a tribolare? Ce la da fare. Tu dirai: dice il Signore Dio, quindi vi porterai comunque la parola di Dio, dice, ascoltino o non ascoltino, fa niente, dal momento che sono una geria di ribelli, ma almeno sapranno che un profeta si trova in mezzo a loro. Drammatica. Ezechiele va ad una missione che è già fallita prima ancora di cominciare, però dice Dio: io ce lo mando lo stesso un profeta, perché nessuno possa dirmi un domani: ah, noi stavamo camminando verso una strada che porta dentro e tu non ci hai neanche mandato nessuno a tirarci le orecchie a correggere. No, dice il Signore, te l'ho mandato, ma tu hai voluto comunque fare testa tua. Ancora peggio il Vangelo, noi purtroppo siamo abituati, ma voi provate a immaginarvi. Gesù comincia a operare pubblicamente. Voi sapete che Gesù ha vissuto la nostra vita terrena in pienezza. D'accordo. Gesù era di Nazareth, come per dire, le sermoneta, Nazareth era una più piccola di sermoneta, ha cominciato, chiaramente gli voleva bene i suoi paesani, no? Voi volete bene tra voi, spero, ma mica vi farete, cioè uno vuole bene alle proprie persone vicine, ai propri familiari. E dov'è che Gesù non è riuscito a fare quasi niente tra le persone che voleva più bene? Cominciano a dire: ma questo chi è? Ma questo figlio del falegname, e l'altro, fino all'altro giorno mi stava a fare il letto di casa, mi stava a fare il mobile, mi stava a fare la cassapanca, il tavolo della cucina, mi sapete a fare il profeta. Ma chi è questo qua? Dice: che è questa roba? Allora, e Gesù dice: si meravigliava di loro incredulità e non poteva operare nessun prodigio a Nazareth. Ma voi sapete chi era Gesù? Poi provate a entrare dentro la testa di Gesù, capite? Se uno fosse capace, cioè Gesù lo sa chi è, cioè io sono stato io del Dio di Dio, vi vorrei dare un sacco di bene, mani legate, perché nessuno gli ha aperto minimamente il cuore, gli ha dato una chance, una possibilità. Oh, una piccola parentesi, perché non vorrei che qualcuno fosse turbato, no? A un certo punto dice: non è questo il falegname, il figlio di Maria, fino a qua ci siamo. Poi si comincia a dire: fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda, di Simone. Questo non significa, come dicono i testimoni di Geova, che Gesù aveva quattro fratelli, ma in ebraico fratello indica parente, perché Iose e Giacomo, due di questi quattro, sono coloro che in un'altra parte del Vangelo sono chiamati figli di Maria di Cleofe. Maria di Cleofe era la moglie del fratello di San Giuseppe, quindi questi erano i cugini carnali di Gesù. Quindi se provengono i testimoni di Geova a dire che la Madonna non è vergine perché è scritto così nella Bibbia, ricordatevi quello che vi ho detto. Se non lo ricordate, mandate a parlare con me, così io lo spiego io con i testi originali in greco e non mi turbano le coscienze. Comunque, chiusa parentesi, che noi dobbiamo parlare di cose un po' più serie. Qual è il problema? Il problema, il tema è la sollecitudine del Signore che ci manda i suoi profeti, e purtroppo il fallimento della loro missione, non perché loro non sono bravi, forse Ezechiele poteva pure, ma insomma Gesù forse lo sapeva quello che stava a fare, no? Per un difetto nei destinatari. E qui mi ci metto pure io. Dici: ma come? Tu lo rappresenti quello che parla a nome del Signore? Non solo,
Io non sono soltanto prete per voi, ma io sono anche cristiano con voi. Io non faccio soltanto le prediche, ma io le prediche ogni tanto le ascolto. Quando il vescovo fa una predica ai preti, io l'ascolto. Quando il Papa fa una predica a tutti, io l'ascolto. Io ogni anno faccio gli esercizi spirituali, quindi ricevo delle prediche e cerco anche quotidianamente di ascoltare. Poi ci sta il web, quindi qualcuno che mi possa aiutare a crescere, a parlare. Quindi non è che uno fa solo, pure il Papa una volta l'anno, lo sapete, la prima settimana di Quaresima, che fa il Papa? Fa gli esercizi spirituali, si mette seduto e c'è un predicatore che predica pure al Papa. Qualcuno dice: ma come predicano al Papa? Certo, predicano il Papa, non è il mio Padre Eterno, pure il Papa deve essere spirituale, capito? Pure lui c'ha bisogno di essere nutrito nell'anima, tutti quanti, nessuno è esente in questo mondo, no? Allora, solo che ci sono dei problemi riguardo l'accoglienza. E quali sono questi problemi? Li vediamo brevemente. Qual è il problema? Il primo grosso problema? I testanti, la capodosta. Sono le persone che pensano che, ma tu che vuoi? Ma che vuoi? Io non c'ho niente di male, la mia vita va tutto bene, non ci sta niente da cambiare, non ci sta niente da correre fuori. Che ti metti a dire, che ti metti a fare? Io sono brava persona, vado, cioè, vado a messa, accendo le candele, faccio questo, faccio che vuoi, capito? Quindi, e non è così, d'accordo? Perché magari, se poi uno scherzo, come lo dico per esperienza, no? E ve lo dico, tante persone camminando appresso al Signore pensavano di essere in buona fede, tutto sommato bravi, tutto sommato anche dei discreti cristiani. Poi un bel giorno hanno aperto un pochettino il cuore, hanno smesso di pensare che erano perfetti e c'erano bisogno di nessuno, si sono fatti toccare la grazia e poi gli ha preso un colpo, perché dice: mazza, tutto quanto sto bravo cristiano che pensavo di essere. Non è così, ma fino a quando tu non apri un pochettino il cuore, niente, non si sta niente da fare. Quindi ti può mandare pure il più grosso, capite? Perché se anche Dio ti manda il più grosso santo di questo mondo, sapete che cosa dicevano tante volte ai santi? Questo è matto, questo è esagerato, questo è basato, o cose del genere, perché i santi poi fanno delle cose un po' così e non ascolta. Quindi il più grosso problema è la testardaggine e il cuore. Allora noi dobbiamo essere sempre aperti, vi prego figli miei, io ve lo dico per esperienza, cioè guai a chi pensa di non avere bisogno di nessuno. Guai a chi pensa di non avere bisogno di una parola, guai a chi pensa di non avere bisogno di correggersi, di crescere, perché non c'è nessuno che sia tanto santo che è uguale al Padre Eterno, nessuno, d'accordo? Nessuno che sia tanto colto che non c'ha bisogno di imparare qualcosa, ecco, al contrario, nessuno che sia tanto ignorante che non c'abbia qualcosa da insegnare anche ai colti, e nessuno che sia tanto cattivo che non c'abbia dentro di sé anche qualcosa di buono. Non sono chiacchiere di tanto per fare un bel discorso, queste sono cose molto molto profonde, perché se noi se il nostro cuore si chiude, che cosa fa il nostro Signore? Qualcuno te lo manda lo stesso. Perché? Perché non si vuole far dire: io ero così e tu non mi hai fatto niente. No, io te lo faccio qualcosa, perché qualcosa è destinato al fallimento per colpa nostra, però non per difetto di sollecitudine da parte del Signore. Poi veniamo al Vangelo. Il primo problema è la testardaggine. Poi quali sono gli altri problemi? I pregiudizi sono giudizi facili, quindi giudicare le persone sulla base delle apparenze o del pregiudizio. Effettivamente Gesù per 30 anni a Nazareth l'ha fatto il falegname, è vero, l'aveva fatto il falegname, ha vissuto in una famiglia normale, ha fatto una vita normale per i primi 30 anni di vita pubblica. Certamente si vedeva che Gesù era una persona davvero santa, quindi che traspariva una virtù, ma fino a pensare, a volte gli uomini di Dio, noi ce li immaginiamo sempre i santi, no? Chi lo sa, come saranno questi santi, ci avranno l'aureola in testa, chi lo sa quelle cose grosse che fa. Il santo è una persona apparentemente normalissima, capite? Cioè noi ci abbiamo preso San Giovanni Paolo II, io non ricordo bene San Giovanni Paolo II, il pontificato non ricordo tutto, perché è diventato papa che aveva 7 anni, è morto da papa, io sono stato ordinato prete sotto San Giovanni Paolo II, benedizioni sue,
ricordo, lo dice parroco, quando Nessero Benedetto XVI, il parroco scese dalla casa canonica, perché lo Nessero verso le 6:30, venne lì all'orecchio il nome del nuovo papa, dice Benedetto XVI. Dico, Benedetto XVI, dice, era Ratzinger, ma si chiama Benedetto XVI. Io ero tutto contento che era Ratzinger, ma dico, Benedetto XVI, che tutti si aspettavano Giovanni Paolo III. Io lo ricordo benissimo Giovanni Paolo II, l'ho anche visto, ho partecipato come a tanti anni. Si vedeva insomma che era certamente, come dire, ma è una persona apparentemente normale, alla mano, capite? Non è chissà che. Ma noi non possiamo accostarsi ad una persona giudicando dalle apparenze o sulla base di tanti pregiudizi facili, le chiacchiere, no? Che si fanno, o a volte parlo di preti, o sapete anche quest'anno, io non mi muovo da qua, ma ci sono stati vari cambi di parroci, no? Allora io ho alcuni amici che adesso avevano che allora cominciano in tutte le cose, ma questo com'è? Ma questo com'è? Ma questo che prima ancora che è arrivato questo coraggio già su tutte quante le cose appiccicate, quindi questo è buono, questo è cattivo, questo è severo, questo quello, e questo già arriva, che vediamo un po', capito? Aspettati 5 minuti, tu non chiedi niente a nessuno, guardalo, ascolta, e sta in parrocchia, vivi, fatti l'idea tua e cerca di fartela adeguata. Quindi non fermandoti all'apparenza, no? O alla prima volta che vedi una persona la senti, perché queste cose poi fanno ostacolo, perché se il Signore vuole farti una grande grazia attraverso il nuovo Papa, questo non è il caso di questa comunità e quest'anno non c'è niente di nuovo, ma verrà un altro qualcosa di nuovo, se tu c'hai già una montagna di pregiudizi, prima ancora che arriva una manca aperta bocca, già l'hai scritto, questo è così, che ti fa? Non ti può fare niente, come Gesù a Nazareth, pure se si mette a fare miracoli davanti a te, se tu l'hai già bollato come questo, a me non mi piace, se fa un miracolo, poi Gesù gli aveva detto, questo fa miracoli perché non aiuta il demonio, cioè non c'è stato niente da fare, capite? Allora dobbiamo fare molta attenzione, ecco perché la Chiesa Cattolica continua a essere una cosa bella, ci sono tanti buoni profeti, cioè persone che ci parlano del Signore, sono tanti buoni sacerdoti nella Chiesa, tanti buoni vescovi, lo dico io, non ci stanno tanto le cose negative, ce n'è qualcuna che poi i media ce le rimbalzano, ci vanno la testa con un pallone. È chiaro però che noi dobbiamo avere sempre una visione da, come dire, un cuore aperto, così come non posso prendere a pretesto, ho saputo che c'è un ministro che si è comportato male, allora i preti sono tutti così, no, non sono tutti così, quello è così, d'accordo, ma ce ne stanno altri 450.000 nella Chiesa Cattolica, capito? Non sono tutti quanti così, sono tutti diversi. Ecco, questo è molto importante perché Dio per parlarci usa dei mediatori umani, così era proprio, e anche l'umanità santissima di Gesù è stato uno strumento di mediazione, perché non è che si vedeva che Gesù era Dio, però se uno si chiude, o perché vuole fare testa sua, o perché c'è lo spirito testardo, o il cuore indurito, o è ribelle, o si comincia a fare una montagna di pregiudizi o di giudizi in base alle apparenze, Dio te parla. Oh, questi, ma immaginatevi quelli di Nazareth quando sono morti, concludiamo questa riflessione, immaginatevi quando sono morti quelli di Nazareth, come il nostro Signore dice, senti poi, lo sai che ti ho mandato mio figlio a casa tua e ti è passato davanti, tutto si manca accorto, immaginate la faccia. Provate a immaginare, guarda che queste cose sono morti tutti questi qua, sono tornati tutti davanti al nostro Signore. E che vogliamo fare? Hanno perso una chance per andare appresso alle chiacchiere. Ecco. Chiediamo al Signore per l'intercessione di Maria Santissima che ci doni la grazia di un cuore sempre aperto e accogliente nei confronti dei suoi doni. Perché dall'accoglienza di un profeta, uno che ci parla a nome di Dio e di quello che dice, dipende la salvezza della nostra anima, dipende il benessere della nostra vita terrena oltre che la nostra salvezza eterna. Che il Signore ci aiuti a non cadere mai nella trappola di chiudere il cuore ai suoi doni e di avere sempre uno spirito profondamente aperto, disponibile e accogliente. Siamo lodati Gesù e Maria.